In Italia più di un minore su 10 vive in povertà assoluta, la metà non legge un libro, più del 40% non fa sport e quasi uno su 3 non usa internet. Contro la povertà educativa nasce in Abruzzo una rete nelle aree terremotate delle province di Teramo e Pescara. 4.000 bambini, adolescenti e famiglie coinvolti per 2 anni in attività e laboratori per contrastare la povertà educativa minorile nei territori colpiti dal sisma. Il progetto dal titolo Radici è promosso da 5 organizzazioni del terzo settore, in collaborazione con 11 scuole del territorio e 17 comuni, ed è sostenuto dalla Fondazione Tercas. Quali sono le vostre soluzioni? A valle di un terremoto terribile, come sappiamo, nelle aree terremotate del centro Italia, con i bambini che usa fondi delle fondazioni bancarie italiane per aiutare la lotta alla povertà educativa, ha messo dei soldi nelle aree terremotate e si è fatto un grande lavoro di progettazione. E qui nel Teramano Radici ha inventato delle cose, d'accordo con le scuole, d'accordo con i comuni, d'accordo con il privato sociale, per cui ci saranno biblioteche, nuovi servizi fortemente innovativi, psicopedagogici, educazione musicale, riscoperta delle tradizioni, della natura meravigliosa di questa provincia, con attività dei bambini molto creativi che imparano facendo cose nuove. Lei è un maestro di strada, cioè? Ma diciamo 30 anni fa inventammo in tanti un'attività tesa a riportare a scuola ragazzini che non ci andavano, e poiché non rientravano in quelle scuole lì abbiamo dovuto inventare, lo dico in sintesi, un altro tipo di scuola. È grande l'impegno della Fondazione Tercas per il contrasto della povertà educativa minorile? È un connubio secondo me di grande importanza, perché di povertà educativa purtroppo l'Italia soffre il nostro territorio, e oggi parliamo di uno dei progetti a valere sul Fondo Nazionale di Contrasto della Povertà Educativa, che è stato in particolare utilizzato per le zone del sisma. Quindi Radici, già la parola stessa lo dice, vuole unire le tradizioni del territorio al contrasto alla povertà educativa minorile. Quindi una serie di laboratori, una serie di interventi che dureranno ben 24 mesi, che vedono coinvolte molte associazioni del territorio e che servono come un seme da gettare su questi territori che hanno bisogno di rinascere, di ricrescere, ma non possono non farlo se non con le giovani generazioni.